È il momento di parlare dell'attualità politica. Lo sapete, ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato l'incarico al Presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte, un incarico che lui ha accettato con riserva, e subito sono iniziate le consultazioni verso la formazione appunto del nuovo esecutivo. Parliamo di questo con l'editorialista del Corriere della Sera, Paolo Franchi. Franchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, quali potrebbero essere, secondo lei, secondo la sua esperienza, le novità delle prossime ore? Ma è già talmente nuovo, diciamo, il governo che si sta formando, che prevedere novità rispetto al passato sarebbe perfino troppo facile, se non fosse che mi sembra che al momento siamo la trattativa, che secondo me si concluderà positivamente, lo dico subito, però rischia, insomma, di incagliarsi, di diventare più difficile su alcune questioni, così che agli occhi del grande pubblico hanno un sapore vagamente antico. Ci deve essere un altro, ci devono essere dei vice premier, oppure ce ne devono essere due, o ce ne deve essere uno solo espresso dal Partito Democratico, perché Conte va considerato un presidente del Consiglio super partes, un po' una riedizione della figura di arbitro che aveva nel precedente governo, oppure va messo in conto, come chiede Zingaretti, va messo in conto ai 5 Stelle, di cui di fatto in questo momento, pur non facendone parte, sembra il leader più popolare. E poi ci sono naturalmente le questioni di programma, alcune delle quali, basta pensare a quelle relative all'immigrazione, sono ovviamente molto spinose. Certo. Ecco, Franchi, nelle scorse ore c'è stato il saluto di Matteo Salvini al Viminale, che ha detto: questo è solo un arrivederci. E insomma, la percezione all'interno del popolo leghista è quello che ci sia un po' una condanna della decisione di Matteo Salvini, che viene definita un po' troppo impulsiva. Secondo lei, questo tema avrà delle ripercussioni future sugli scenari della Lega, oppure diciamo una cosa momentanea? Ma io, diciamo subito, io non credo che di qui ai tempi politicamente prevedibili, poi sa, più avanti tutto è possibile, che sia in discussione davvero la leadership piena, diciamo, di Salvini all'interno della Lega. Sa, lì c'è un problema semplice, perché probabilmente non solo i gruppi dirigenti della Lega, ma o la base della Lega, ma tantissimi elettori, anche nuovi elettori della Lega, vedevano Salvini come circondato dall'aura del vincitore, diciamo, del vincitore inarrestabile, e questo conta molto. È quello che gli americani chiamano l'effetto bandwagon, no? La spinta a correre in soccorso al vincitore. E di sicuro tutta questa vicenda un dato lo ha significato, lo ha segnato, cioè che Salvini non è invincibile. Non è che sia una cosa, dice Salvini, quella cosa piaccia o no, si fa e via discorrendo. Quindi ha avuto, da questo punto di vista, non è, sembra una banalità, ma guardate che non è un intoppo irrilevante per un leader con le caratteristiche di Salvini. E perché c'è stato questo? È perché
e questa è anche una percezione abbastanza diffusa, Salvini ha clamorosamente sbagliato, voglio dire, i modi e i tempi di questa iniziativa, anche dal suo punto di vista nessuno saprebbe esattamente spiegare perché così in ritardo. Se quello era il suo obiettivo, arrivare, e lo era, arrivare quanto prima a elezioni anticipate che sancissero questa sua vittoria, questo clamoroso rovesciamento dei rapporti di forza, perché farlo così tardi e non farlo subito, all'indomani delle elezioni europee? Insomma, su queste tempistiche si è ragionato tanto. Noi la dobbiamo salutare, grazie a Paolo Franchi, editorialista del Corriere. Grazie, buona giornata.